Buongiorno a tutti i telespettatori, siamo qua in diretta dal Matteo Agosta di Vizzini per guardare la partita tra Nuova Vizzini e Ferla. Le due formazioni che si sfideranno oggi sono per il Vizzini in porta col numero 1 Franco, in difesa col numero 2 Aidone Gregorio, Staita col numero 4, Coppola col numero 5, centrocampo col numero 6 Samuele Burgio, col numero 7 Gianluca Burgio, numero 9 Carmelo Staita, 10 Ramondetta, 11 Saggio, 20 Barone, 27 Vinci. In panchina per il Vizzini col numero 3 Aparo, con l'8 Amore, 14 Frazzetto, 15 Guzzardi Michele, 21 Dorata Damiano, 44 Dorata Santo. Per la compagine Ferlota in porta col numero 1 Galioto, col numero 2 Gian Siracusa Salvatore, col numero 3 Gian Siracusa Giuseppe, numero 4 Galioto Michele, numero 5 Fisicaro, numero 6 Galioto Giuliano, numero 7 Fazio, numero 8 Gian Siracusa Federico, numero 9 Pancari Giuseppe, numero 10 La Cognata, numero 11 Ganci. In panchina per il Ferla, numero 12 Caruso, numero 13 Cataldo, numero 14 Di Giorgio, numero 15 Moreno Pisasale, numero 16 Mangiameli, numero 17 Marino, numero 18 Sequenzia. Arbitra la partita il signor Amore della sezione di Ragusa. Questa è una partita che tra due squadre neopromosse l'anno scorso. Il Ferla ha vinto il campionato di seconda categoria, arrivando prima proprio dietro al Vizzini, che vinse i playoff contro il Santa Lucia di Siracusa. Tra pochi minuti le due squadre si accingono ad entrare in campo per questa che sarà una sfida che ha mille sfaccettature. Vedremo qua il Vizzini che subito all'esordio ha vinto 3-1 contro la Pro Ragusa in una partita che era iniziata male per la compagine vizzinese, ma poi grazie all'ingresso di Damiano Dorata nel secondo tempo la partita è cambiata completamente, avendo pure lui fatto una doppietta. Il pubblico oggi è delle grandi occasioni. L'arbitro Amore va a controllare le reti per constatare che non ci siano buchi nelle reti. Ricordiamo che il Vizzini è maglietta gialla e pantaloncini blu, invece il Ferla maglietta granata con pantaloncini neri. In questo momento la classifica per il Vizzini dice 3 punti per il Vizzini, 1 punto per il Ferla. E fanno il loro ingresso in campo le due squadre, il capitano Gregorio Aidone. Capitano per il Ferla numero 6 Giuliano Galioto. Viaggiamo senza scorta contro la repressione, non cambieremo mai.
il Vizzini attaccherà da sinistra verso destra, il Ferra da destra verso sinistra. Subito per il Vizzini, batterà il calcio d'inizio il Vizzini con il numero 11 Saggio, neo acquisto per il Vizzini, per il neo acquisto del Vizzini, del tenera Franco Fonte, cittadina a pochi chilometri da Vizzini. Il signor Amore controlla, si accinge verso il centrocampo. E inizia la partita tra Vizzini e Ferla. Subito Gianluca Burgio attacca, ma Gian Salvo Siracusa chiude. Parla subito per Barone, ma chiusura del numero 4 Gagliotto. Ancora palla sull'out. Subito il Vizzini già sta attaccando già nella fascia sinistra. Vinci, dribbling di Vinci, cross al centro, ma il capitano Gagliotto subito anticipa. Il Ferla attacca, Staita ci arriva di testa e la passa indietro per il portiere Sebastiano Franco, che rilancia subito verso Daniele Barone, che di testa la spizzica ma non trova nessun compagno. Gagliotto rinvia verso il numero 11 Ganci, ma Gregorio Edone lancia la palla verso l'attacco, ma non riesce a trovare nessun uomo dei suoi. Gagliotto rimette il gioco in campo, e ci arriva subito il numero 11 Vinci, ma Carmelo Vinci, Vinci prende palla, Vinci attacca, ma viene anticipato da Gian Siracusa, attacca il Ferla, si destreggia bene, e anticipo di Daniele Barone sul numero 8, Vinci. Carmelo Staita, solo contro due, ma viene anticipato dal capitano Gagliotto. Gioco fermato dal signor Amore per un contatto tra Carmelo Staita e il numero 4 Michele Gagliotto. Sportivamente Carmelo Staita ritorna palla all'estremo difensore del Ferla, che lancia in avanti. Ramondetta non riesce a stoppare la palla. Gianluca La Cognata. Subito Gianluca Ramondetta attacca, la passa per Carmelo Staita, ma è troppo lungo e viene chiuso dal numero 6 capitano Gagliotto. Il spizzica in avanti Gian Siracusa Federico per Ganci, fallo a favore del Ferla. La Cognata
si accinge a battere. Aidone palla ancora per il Ferla che attacca, ma subito il Vizzini riesce, convinci, ma ancora il Ferla, il Vizzini col numero 27, vinci, ma palla in out. Ancora il Ferla attacca, tiro del numero 7 Fazio che non impensierisce il portiere Franco. Luca Burgio nella fascia subito sinistra cerca di avanzare ma viene fermato. Carmelo Staita, Staita per Samuele Burgio, fraseggio fra i due fratelli Gianluca e Samuele Burgio. Staita Rigo lancia lungo per Gianluca, Gianluca commette fallo ai danni del numero 2 Salvatore Gian Siracusa. Subito palla per il numero 4 Galioto che lancia ma non trova nessun compagno. Staita, Staita che lancia verso Ramondetta che stoppa, si gira e subisce fallo dal numero 6 Galioto Giuliano. Subito palla in avanti, battuto, vinci, vinci per Ramondetta che lascia sfilare la palla ma viene anticipato Gregorio Edone. Gregorio Edone lancia per Staita ma viene anticipato, fallo per il Ferla. Parla ancora per i Vizzini con Burgio Samuele. Per Gianluca Burgio, Gianluca Burgio avanza, avanza Gianluca Burgio, cross al centro verso Vinci, cambia gioco, Vinci, Vinci, dribbling Ramondetta, 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 dribbling in secco, fallaccio del numero 8 Federico Gian Siracusa. Il numero 10 fantasista De Vizzini rimane a terra, dolorante. Si rialza subito Ramondetta. Ramondetta che ha subito il fallo si accinge a battere una punizione dal limite dell'ala destra. Cross al centro, non ci arriva nessuno. La palla sorvola tutta l'area avversaria ma per il Vizzini ancora nulla da fare. Attacca Gianluca Lacognata. Gianluca Lacognata si destreggia verso contro 4 ma perde palla il Ferla. Vinci, vinci, ancora vinci per Burgio, Gianluca Burgio, non riesce il dribbling ma subisce fallo. Ancora Ramondetta che si incarica della battuta. Ramondetta si prepara alla battuta. È un tiro in porta ma il portiere Galioto riesce ad intercettare magnificamente. Burgio per Ramondetta, Ramondetta ancora, Ramondetta si allarga per Vinci.
Samuele Burgio perde l'attimo, tiro, palla in out. Ancora il Ferla con Galioto. Galioto, lancio lungo, ma verso nessuno. Un 1-2, una triangolazione tra Giuseppe Gianzi Ragusa e Ganci. Subito palla lunga, si scontrano il numero 4 e il numero 5 del Ferla e la palla finisce in out in favore del Vizzini. Subito Gianluca Burgio si prepara a battere, passa per suo fratello Samuele. Samuele, Burgio lancia in avanti, ma viene il lancio intercettato dal numero 4 Galioto. Ancora i Vizzini per Vinci, l'autore del momentaneo pareggio della partita scorsa contro la Pro Ragusa. Cambio battuta. Dai, concentrati! Vai, vai! Hai visto? Amministriamo! Alla battuta il numero 3, Giuseppe Gian Siracusa. Aidone. Ancora Giuseppe Gian Siracusa che perde palla. Staita. Ma viene anticipato benissimo da Federico Gian Siracusa. Fazio che prende. Fazio sbaglia l'ultimo passaggio. Ramondetta attacca per Carmelo Staita. Staita per Saggio che cerca di cambiare gioco ma non trova nessun compagno. Fazio al centro, taglia, ma ottimo la chiusura di Aidone nei confronti del numero 11 Ganci. Ancora il Vizzini, attacca con Saggio. Saggio per Daniele Barone. Ramondetta che si trova sulla fascia destra. Ancora gioco di gambe di Daniele Barone che cerca di passare in mezzo a due, ma trova la chiusura di Lagogna del numero 8 Federico Gian Siracusa. Ma ancora Daniele attacca, presa tutto fronte d'attacco. Aidone perde palla, la cognata. Saggio. Gianluca Burgio, troppo lunga la palla. Palla per il Ferla. Galioto ancora. Per il numero 7 Fazio. Ramondetta. Lancio lungo per cercare Daniele Barone, ma non lo trova. Ramondetta. Barone. Tiro di Barone. Prova il tiro, ma il portiere Galioto non viene sorpreso. Questo è stato il primo tiro della partita. Al minuto 13, 18. Ricordiamo il risultato 0-0 tra il Vizzini e il Ferla, valevole per la seconda giornata di prima categoria girone G. Ancora il Ferla con il numero 8 Gian Siracusa. Prova un tiro ma fuori dallo specchio della porta. Subito Franco per Gianluca Burgio che avanza sulla fascia sinistra. Burgio per Staita. Cambia gioco per Saggio, ma è troppo indietro la palla e viene intercettato dal Ferla. Quindi ancora il numero 6. Fallo.
trattenuto il numero 7 Fazio dal numero 27 Vinci. Fallo tecnico. Il numero 7 si lamenta con l'arbitro per una mancata, per un mancato cartellino giallo. L'arbitro Amore richiama il numero 7 Fazio, è un richiamo verbale al rispetto. Alla battuta il numero 6, il capitano Giuliano Galioto. Solo nome in barriera per il Vizzini. Ramondetta intercetta. Subito palla per il Vizzini. Ramondetta per Aidone. Aidone, lancio lungo per Gianluca Burgio. 5 contro 3. 5 contro 3. Burgio. Per Samuele Burgio. Era anticipato dal numero 8 Federico Giansiracusa. Fazio che perde palla. Samuele. Palla per Coppola. Burgio. La palla non passa. Palla per il Vizzini. Samuele Burgio, palle in out. Galliotto si prepara a mettere in campo la palla. Lancio lungo verso la cognata, ma viene intercettato da Aita, quindi Gianluca Burgio. Largo! Burgio per Vinci. Vinci per Ramondetta. Attacca lo spazio, Ramondetta cerca di centrarsi ma viene anticipato, quindi Samuele Burgio commette fallo contro la cognata, ex componente del Vizzini. Ancora il Ferla cerca di attaccare ma il Vizzini commette fallo a centrocampo, quindi la cognata si prepara alla battuta. Galioto la cognata, ma viene intercettato, chiuso da Staita. Burgio per Gianluca Burgio che lancia in avanti per Carmelo Staita, ma viene intercettato e commette fallo ai danni del numero 8 Giansiracusa Federico. Giuseppe Giansiracusa, stop. Chiuso subito da Ramondetta che lancia in avanti. Subito il Vizzini pressa, perde il tempo. Subito Barone subisce un attacco da dietro, ma Aidone si prepara la battuta per Daniele Barone che sbaglia lo stop a seguire. Damiano, non lo tentare al numero 9 che si sta spacchiando, non passare, Damiano! Damiano, chi ci va a fare con questa palla? Damiano!
palla ancora per Burgio, che prova a centrarsi. Samuele Burgio. Samuele Burgio che cambia gioco verso Ramondetta. Stop. Colpo di tacco per prova il tiro Daniele Barone, ma trova soltanto la rete esterna. Palla in gioco. Palla per Salvo Gian Siracusa. La Burgio intercetta il lancio. Palla ancora per Burgio, Gianluca Burgio. Gianluca Burgio ancora subisce fallo da dietro. Punizione nella fascia sinistra. Come di solito Ramondetta si prepara a battere la punizione, metterà al centro dove ci sono molti saltatori, tra cui i fratelli Staita. Intercettata dal numero 9 la palla. Staita. Staita rincorre, prende, dribbling secco, di nuovo fallo. Carmelo Staita subisce fallo dal numero 6 Giuliano Galioto. Ancora Ramondetta. Butta al centro. Non ci arriva Arrigo, ma Gianluca Burgio prova un tiro dal distanza, ma prende solo un calcio d'angolo. Siamo già 3-0 nella conta dei tiri. Ramondetta al centro per Samuele Burgio, ma non riesce a coordinarsi e quindi subito il Ferla avanza col numero 3 Giuseppe Gian Siracusa, ma viene chiuso dal capitano Gregorio Edona. Quindi palla ancora per il Ferla. Si prepara la battuta Gian Siracusa per la Cognata. Subisce fallo. Palla al centro per il numero 11 Ganci, che non intercetta, quindi Fazio dentro aria, prova un dribbling, ne salta due, ma ottima la chiusura di Franco dall'attacco di Giuseppe Pancari, anche se l'arbitro già aveva fischiato il fallo contro il portiere vizzinese. Siamo arrivati al minuto, siamo arrivati al 28esimo minuto del primo tempo, sempre ancora il risultato è bloccato sullo 0-0. Staita si prepara alla battuta della punizione da centrocampo, anche se è stato un po' frettoloso alla battuta. Attacca uno, prendiamo sta palla.
Staita verso Burgiometro, poi viene intercettato dal numero 2 Salvo Gian Siracusa. Daniele Barone. Daniele Barone, stop, dribbling, prova un dribbling, ma viene chiuso da due difensori. Palla ancora per Coppola che anticipa il numero 7 Fazio. Staita per Samuele Burgio, Ramondetta che lancia lungo verso Daniele Barone, ma è troppo lungo. Il numero 5 Fisicaro fa scudo col suo corpo, quindi si prepara la battuta Galioto. Galioto. Vinci che sbaglia il passaggio. Vinci che lancia lungo, ma il gioco già era fermo per un fallo del numero 5 Coppola e danni del numero 7 Fazio. Palla al centro, ma Idone intercetta subito il Vizzini, acquista palla. Vinci per Ramondetta si gira, cerca di cambiare il gioco, ma è intercettato e anticipato. Ancora Vinci, era una chiarissima occasione per un contropiede, ma viene fermato ancora il Ferla, prova un tiro da lontananza senza impensierire però il portiere avversario. Coppola gira verso Sebastiano Franco che sbaglia il disimpegno. Fortunatamente per l'estremo difensore vizzinese, il capitano Aldone subisce fallo. Arrigo Staita, lancio sempre lungo, ormai sembra uno schema ben preciso, dalla difesa subito lancio lungo a cercare i tre attaccanti del Vizzini, che sono Vinci, Barone e Ramondetta. Vinci, Barone e Staita. Il gioco è fermo per un fallo subito. La Cognata si prepara alla battuta, mette al centro per cercare di invenzerire la difesa vizzinese. C'è Luca Burgio perde palla, ma anche il Ferla. Subito il Vizzini prova a iniziare l'attacco. Parla per Saggio. Bravo, che la sette le palle. Coppola. Lancia verso Barone, ma fa fallo. Salvo Gian Siracusa, il capitano Galioto Giuliano si prepara la battuta. Ciao,
Ancora il Ferla. Il Ferla con Michele Galioto. Il lancio lungo, ma Coppola intercetta, ma viene fischiato un fallo a favore dei giocatori in maglia granata. Domenico, vai avanti, Barone, Barone, vai avanti. Ciao. Palla al centro, ma la difesa riesce subito a spazzare, ma la palla ancora resta nell'area vizzinese. La palla ancora per il Vizzini. Convinci. Con Saggio, 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 Saggio per Vinci, 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 Vinci per dell'attimo. Edone si prepara, Edone si prepara a mettere palla al centro. Saggio prova il tiro, Saggio, ma il portiere Galioto intercetta. Lancio lungo, Coppola bravissimo col disimpegno di testa. Saggio prende, Saggio, lancio lungo per Daniele Barone che stoppa, ma è in fuorigioco. Palla in fuorigioco. L'estremo difensore del Ferla si prepara alla rimessa in gioco del pallone. A quando siamo arrivati intorno al 36esimo minuto e siamo ancora sullo 0-0. Gian Siracusa subito chiuso da Ramondetta. Gian Siracusa per la Cognata che passa per Ganci, non riesce. Aidone, Aidone per Vinci, Ramondetta, Ramondetta, Veronica al proprio avversario, ancora Staita Carmelo per Saggio, Saggio per Burgio. Burgio stop a seguire, ma viene intercettato da Gian Siracusa. Burgio, ancora Burgio per Gianluca Burgio, Gianluca Burgio, Gianluca Burgio, dribbling, ancora si accentra, lo passa al fratello Samuele, 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 e sbaglia il passaggio, non trova nessun suo compagno, quindi palla va a finire fuori. Federico Sombrero non riuscito del numero 11 Ganci ai danni dell'estremo del difensore Aidon. Ancora il Ferla, la Cognata, la Cognata, la Cognata, la Cognata, la Cognata. È dovuto intervenire Sebastiano Franco per bloccare l'azione. Quindi ancora il Ferla attacca, ma commette fallo il numero 7 Fazio. Bravo, metti la palla, bravo!
Carmelo, Arrigo Staita, lancia lungo verso il fratello Carmelo, che commette fallo. Viene ammonito per protesta. Numero 9, Staita. Alla battuta il Ferla, ma fortunatamente per la difesa vizinese fuori gioco. Ancora continua il Vizzini con Ramondetta, che cambia per Samuele Burgio. Samuele Burgio per Daniele Barone, ma non riesce, quindi Galioto sbaglia lo stop. Fazio, quindi palla per Coppola. Gianluca Burgio, Gianluca Burgio si ferma. Saggio, Saggio che lancia lungo per Vinci, la palla è troppo lunga, non viene. Siamo arrivati al 42esimo del primo tempo, ancora la partita è bloccata sullo 0-0 tra le due neopromosse. Ancora un fallo subito da Coppola, dal numero 10 La Cognata. La tifoseria organizzata vizzinese si fa ancora sentire, incitando la propria squadra alla vittoria. Fallo del numero 5 del Ferla Fisicara ai danni del 7 Burgio. Una punizione dai 22-23 metri circa. Si prepara la battuta sicuramente sempre Ramondetta. Vai Bradinetto! La battuta è tra Ramondetta e Staita. Ci prova Staita da lontano, palla per poco fuori sopra la traversa. Ancora il Ferla. Ramondetta, 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 subisce fallo dal numero 3. Giuseppe Gian Siracusa. E la moto di volerlo. Partita tutto sommato corretta punto di vista disciplinare. Soltanto due ammoniti, uno per parte.
staita per staita Carmelo per aver protestato e Fisicaro per aver commesso un fallo su Gianluca Burgio proprio pochi minuti fa. Ancora Vizzini, la palla passa tutto l'area della compagine ferlota. Alberto. Ancora Burgio per Ramondetta che stop di spalla, ma l'arbitro invece vede un fallo di mano, quindi Galioto che ripassa indietro una palla pericolante verso il portiere. Ancora Giuseppe Gian Siracusa che si porta la palla fuori. Ramondetta, Galioto anticipa. Ancora Ramondetta contro due che prova un giochetto di gambe ma non riesce. Palla per l'estremo difensore ferloto Galioto. Burgio, Gianluca Burgio. Dribbling secco, una magia di Gianluca Burgio. Ma poi dopo la cognata anticipa e riesce anche a subire fallo. Ancora Carmelo Staita per Daniele Barona, entra nella Veronica, Daniele Barone subisce fallo, l'arbitro non gli fischia il fallo. Fallo da rivedere. Vinci, passa al centro per Daniel Barone che gira di testa ma non riesce a colpire con la forza giusta e indirizzare verso la porta avversaria. Quindi Coppola, ultimi minuti tutti di marca vizzinese. Samuele Burgio per Gianluca Burgio attacca lo spazio. Ancora Gianluca, è anticipato ma commette fallo ai danni di Salvo Gian Siracusa. Ultimi minuti di questo primo tempo quasi privo di emozioni tranne due tiri dello specchio del Ferla. Saggio cambia gioco verso Ramondetta ma viene anticipato Ramondetta ricontra la palla ma viene anticipato fallo da Pancari. Ramondetta, una vendetta, si prepara la battuta, mette al centro verso Staita, Arrigo Staita non ci arriva di testa, la palla finisce fuori. Galioto si prepara la battuta, rimette in gioco ma Burgio con il Ferla col numero 5 Fisicaro. Samuele Burgio avanti per Daniel Barone, palla per il Vizzini, si prepara la battuta Saggio, Gianluca Burgio
per Samuele Burgio, stop, si accentra ma perde palla, attacco di Ganci, salvataggio miracoloso di Sebastiano Franco, che ha chiuso lo specchio della porta in maniera magistrale, quasi da portiere da Serie A. Ancora il Ferla si prepara al primo calcio d'angolo. E ancora Franco. Il numero 6, Gagliotto Giuliano, sfiora il gol per la seconda volta. Per la seconda volta consecutiva nel giro di un minuto. Sebastiano Franco, sembrava la battuta, ma viene anticipato. Ramondetta, lancio lungo per Carmelo Staita, che commette pure fallo ai danni di Giuliano Gagliotto. Gagliotto. La cognata. Che pezzina. La cognata si prepara a battere questa ennesima punizione, ma subito i Bizzini riesce con Aidone a. Aidone. Le due squadre vanno a bersi il tè caldo. Il risultato di 0-0 per il primo tempo, una partita scialba per tiri in porta, ma partita 0-0. Sta per ricominciare il secondo tempo fra il Vizzini e il Ferla. Il Vizzini sta effettuando tre sostituzioni, sta cambiando tutto il fronte d'attacco. Escono col numero 20 Barone, Carmelo Staita col 9 e 6 Burgio Samuele, ed entrano Gianluca More con l'8, col 44 Sando Dorata e col numero 21 Danilo Dorata. Quindi mister Lentini proverà a scardinare la difesa con tre nuovi giocatori. Fanno l'esordio questo campionato Sando Dorata e Gianluca More. Invece già Damiano ha esordito nel secondo tempo de Roragusa Vizzini, segnando anche una doppietta in 20 minuti. Bel Ferla invece viene confermato l'11 iniziale e si ricomincia subito con Ganci per Federico Gian Siracusa. Ancora il Ferla che prova. Subito il Vizzini che attacca. Vinci, ancora il Ferla. Staita parla fuori e si incarica della battuta il numero 3 Giuseppe Gian Siracusa. Aidone per Arrigo Staita lancia lungo ma viene intercettato. Ancora Aidone per Sando Dorata. Sando Dorata entra veemente verso il Gianluca la cognata.
Il Ferla. Gianluca Burgio. Burgio. Per Damiano Dorata. Damiano Dorata. Per Burgio. Burgio. Burgio avanza verso Ramondetta, ma viene anticipato Ramondetta. Ancora Burgio. Coppola. Si prepara la battuta. Coppola verso Dorata, Damiano, ma la palla viene intercettata. Saggio prova a lanciare Damiano Dorata, ma la palla finisce in out. Quindi ancora Coppola che intercetta il suo diretto avversario. Gian Siracusa. Gian Siracusa verso Pancari. Fazio, 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 Fazio. Fazio contro Coppola. Alla fine calcio. Alla fine una rimessa laterale. Si prepara Salvo Gian Siracusa. Sebastiano Franco. Fa uscire la squadra. Lancio lungo verso Damiano Dorata, ma che viene intercettato. Saggio. Staita, lancia lungo verso Dorata. Santo Dorata non ci riesce. Fazio, Fazio, Fazio. Non solo. Gianluca Burgio che prova la chiusura, ma non ci riesce. Aidone. Chiude su Pancari ed è rimessa dall'angolo. La cognata. La cognata si prepara alla battuta verso il centro dell'area. Aidone spazza via Ganci. Ganci. Nel frattempo c'è stata. Attaccalo, attaccalo adesso. Numero 8, Gian Siracusa. Prova il tiro, ma la palla finisce fuori. Nel frattempo è entrato Marino per il Ferla durante i cambi del primo tempo. Del primo e secondo tempo. Dorato Damiano, si gira Dorato Damiano, Dorato Damiano, fa secco due, tre avversari, quattro avversari, Dorato Damiano, Dorato Damiano, fa secchi quattro avversari, ci prova Vinci da lontano, Saggio ci prova da lontano ma non ci riesce. Dorato Damiano sembrava, cioè Dorato Damiano sembrava George Weah contro il Verona nel 96. Saggio non riesce a interessare la palla. Ancora i Pizzini. Aidone. Aidone. Dorato Damiano. Gagliotto. Dorato Saggio. Ma Gianluca More fa fallo. Coppola. Coppola per Amore. Burgio, Burgio contro la cognata. Fallo laterale in favore del Ferla. Sì. Ganci per Fazio, Fazio. Gian Siracusa. Gian Siracusa cambia per l'altro Gian Siracusa. Aidone, Aidone, Aidone per verso Dorata Santo, ma Gagliotto anticipa benissimo. Numero 8, Amore, Santo Dorata, Santo Dorata,
Rondetta non arriva, il Ferla con la cognata. Cambia gioco. Entra il gol del Ferla con il numero 7 Fazio. Un'azione iniziata dalla cognata nella fascia destra e conclusa benevolmente dal numero 7 Fazio, che spiazza l'estremo difensore Galioto. Quando siamo arrivati al settimo minuto del primo tempo, Ferla 1, Vizzini 0, gol di Fazio. Ci riprova come la prima partita di campionato, deve rimontare lo svantaggio. Gli uomini di Lentini proveranno a vincere questa partita rimontando dall'1-0. Gianluca Mora. Gianluca Mora per Burgio da una dorata, ancora dorata, prova a entrare contro Duva, viene fermato, l'autore del gol Fazio. La cognata nel secondo tempo la cognata sembra molto ispirato. Molto probabilmente ora il Ferla chiuderà gli spazi per far sì che il Vizzin non riesca a giocare con i propri fantasisti Ramondetta e Dorato Damiano. Il Vizzini però ci prova ancora, vuole vincere questa partita. Ramondetta prende palla, non riesce a filtrare questa palla. Ancora Ramondetta che anticipa di petto. Amore per Santo Dorata. Damiano Dorata. Tutto solo contro 5. Non viene supportato dai colleghi di reparto. E commette fallo ai danni di la cognata. Si prepara un altro cambio il Vizzini. Si prepara il numero 15 Guzzardi Michele. Nel frattempo ancora il gioco continua. Quando viene la giocata Ferla, pezzi cesso! Gianluca, Burgio per Coppola. Lancio lungo verso Santo Dorata. Ancora il Ferla col numero 6 Galioto. Lancio lungo ma Aidone intercetta. Saggio ma sbaglia. Ancora la cognata per Ganci. La cognata e il Vizzi anticipa. Coppola per Burgio per Gianluca Amore. Staita, lancio lungo verso sempre Gianluca Ramondetta, Gianluca Burgio. Palla fuori Ramondetta, Dorata.
No, Dorata. Dorata. Burgio, Burgio. Burgio, 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 entra in aria, mette al centro, ma mentre che stava crossando scivola e non riesce a mettere al centro. Aidone, rischio dall'attacco di Pancari. Aidone, Aidone, lancio lungo verso nessuno. Ci ha provato Vinci, ma non è arrivato a anticipare il portiere avversario. Aidone, Aidone, lancio lungo verso Vinci. Aidone entra duro verso 11 ganci. Ancora il Vizzini. Pancari, 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 Pancari. Ancora Pancari al centro verso Fazio, ma la palla finisce in out. Sebastiano Franco. Saggio. Staita si prepara la battuta dopo il fallo subito da Saggio da Vincenzo. Ramondetta, Ramondetta, Dorata, Damiano, Damiano. Ramondetta perde l'attimo. Ramondetta. Ancora il numero 11, Ganci. Dribbling secco su Vinci, ma Saggio chiude bene in mente. Aidone. Ammonito. Espulso il numero 5 Fisicaro su dopo un fallo subito su Damiano Dorata. Quindi il Ferla rimane in 10. Rimane in 10 il Ferla. Dopo una trattenuta di Fisicaro e danni del numero 21 Damiano Dorata. Erogato, porco! Sostituzione per il Ferla e anche molto probabilmente anche per il Vizzini. No, così è retta 1-0, guarda. Sostituzioni per il Vizzini, esce il numero 27 Vinci ed entra il numero 15 Guzzardi. La nostra speranza esce il numero, entra il numero 14 Di Giorgio ed esce il numero 11 Ganci. Quando siamo arrivati al 15° minuto del secondo tempo, viene espulso Fisicaro per trattenuta ai danni di Damiano Dorata. Quindi ora il Vizzini, pur ancora perdendo 1-0 dopo il gol di Fazio al 7° minuto, può giocare altra mezz'ora in superiorità numerica. Ramondetta, Ramondetta verso Staita, ma non ci arriva.
chiude saggio. Non può quando appoggiare con d'acqua, se no. Si prepara la battuta il numero 2, Gian Siracusa, la cognata. Ora ne sta nell'attacco! Si faccia gli affari suoi lei, va bene? Zitto, zitto, bimbo! La cognata subisce fallo. Si accinge a battere una posizione dalla destra, intercetta ancora magnificamente il capitano Palo. La difesa vizzinese si era addormentata e il numero 9 non ne approfitta per segnare il 2-0. Colpisce il palo Pancari al 19° minuto. Amore per Aidone. Aidone al centro, ma il portiere Galioto riesce a intercettare. I Vizzini stava subendo il secondo gol. Si prepara Pancari alla battuta dopo un fallo subito dal numero 7 Fazio ai danni. Ancora ci prova Staita, ci mette una pezza. Gian Siracusa si prepara alla battuta. Pancari per la cognata, è tutto solo il numero 9 del Ferla, ma per fortuna non ne approfitta Gian Siracusa fa secco Guzzardi, e calcio d'angolo. La cognata si prepara al ennesimo calcio d'angolo. Fallo subito in attacco, si prepara Staita, Burgio avanza Burgio, palla al piede, Burgio secco un avversario, Burgio per Saggio, lancio per Ramondetta che non stoppa bene, riprova ad entrare ma non ci riesce, il rimpallo però favorisce Saggio, Ramondetta, Saggio. Aidone, dribbling secco. Ramondetta non riesce, ma viene anticipato dalla cognata che lancia lungo il numero 9, ma la palla finisce fuori. Franco, Staita. Si fa vedere il numero 7 dei Vizzini, Burgio cerca palla, ancora c'è un fraseggio in difesa. Aidone, Michele Guzzardi riesce un primo dribbling, ma Fazio autore del primo gol. Fazio contro Coppola e viene espulso anche Coppola per fallo da ultimo uomo su Fazio, quindi da quando siamo arrivati al 21° del secondo tempo la partita si rifà in parità numerica, espulso Coppola. Va,
Tutta la seretina, riciclavo un tempo che mi stai dicendo qua. E c'è quando andiamo a girare a casa. E ogni volta che avevo qua queste canne morte, che fesono. Tempo, 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 arbitro! Tempo! Poi ce lo fa a recuperare, dai. Damiano, tempo, c'è di all'arbitro, Damiano! Quindi ricordiamo che avendo l'ennesimo viene espulso Eugenio Coppola per aver commesso fallo al numero 7 Fazio, fallo da ultimo uomo. Il risultato è solo 0-1 per il Ferla. Topica vistosamente il numero 7 Fazio. Vai, Pirlo, vai! Oh! Fazio, sei un pezzetto, riesci a merda! Quattro uomini, cinque uomini intorno alla palla. La cognata si allontana anche il numero 17 Marino. Alla battuta il numero 9 Pancari. Ma... si prepara ad entrare il numero 18 Sequenzia, al posto del numero 7 Fazio, l'autore del vantaggio Ferloto. Poteva uscire prima, no? La cognata di petto verso il numero 8 Gian Siracusa, Staita. Damiano Dorata che intercetta una palla quasi persa. Dorata contro due, subisce fallo. Si prepara la battuta a Ramondetta. Ramondetta prova direttamente in porta, ma non trova la deviazione di nessun uomo, quindi palla nell'out. Si prepara Gagliotto a battere una nuova rimessa dal fondo. Gagliotto, Staita lancia lungo. Guzzardi lascia scorrere verso il fallo laterale. Guzzardi verso Saggio. Guzzardi. Aidone che prova a lanciare lungo. Lancia lungo Aidone verso Burgio. Prova Ramondetta da lontano, ma non trova la rete. Santo Dorata prova a impensierire
portiere avversario, ma Gagliotto lancia lungo. Il Ferla è davvero una bestia nera per il Vizzini, che già l'anno scorso ha dato filo da torcere al Vizzini in seconda categoria. Gregori Edone. Edone ancora per Guzzardi, ma non ci arriva. Ancora il Ferla, lancio lungo verso il numero 18 sequenza, ma Franco intercetta, anticipa tutti e lancia subito lungo verso Santo Dorata. Burgio. Burgio verso Deno Dorata. Dribbling secco verso 2-3. Con due sombreri supera supera tre avversari. Un gol, Damiano. Puntalo fuori, Pedro. Viene ammonito per fallo anche il numero 2 Gian Siracusa Salvatore. Quindi la conta degli ammoniti è due ammoniti e due espulsi questa partita. Il risultato è sempre 1-0 per il Ferla. Ramondetta si prepara sempre alla battuta. Burgio prova da lontano, ma non va. Aidone. Ancora Santo Dorata che prova a disturbare il portiere avversario. Gagliotto verso Aidone. Sebastiano Franco lancia lungo verso Dorata Damiano, ma non riesce. Ancora Gagliotto che gioca con i piedi, Damiano Dorata non ci arriva, palla fuori. Edone. Edone si prepara subito alla battuta. Edone per Burgio, subisce fallo da sequenza. Michele Staita, saggio, saggio Guzzardi, uno contro uno, salta il primo uomo, ancora Guzzardi, Guzzardi calcio d'angolo a favore del Vizzini. Ramondetta si prepara all'ennesimo calcio d'angolo, tutto il Vizzini nella metà campo avversaria. Staita non commette fallo. Un contatto in aria tra numero 9 Pancari e un avversario vizzinese. Numero 9, palla a Franco Pondo, si è sceneggiato, numero 9! A Franco Pondo l'ha fatto su cosa, non ha fatto bene! Burgio, Aidone. Aidone. Aidone ancora, lancio nuovamente lungo verso Guzzardi. Guzzardi stoppa la palla, dribbling, ma viene anticipato dal numero 8 Gian Siracusa. Si prepara la battuta a Gagliotto. Maria Resango Caccinescia.
La cognata lancia lungo, ma Idone intercetta. Idone. Amore, amore. Gianluca Amore. Il tempo passa. Damiano Dorato. Dribbling. Subisce di nuovo fallo Damiano. Guarda Uccio. No, fallo. Faccia pareggiare, arbitro, ci faccia pareggiare. Un rigore anche se da fuori. Tramondetta si prepara di nuovo a battere questa ennesima punizione. Tramondetta sulla barriera. Palla sulla barriera. Fallo, fallo laterale per i Vizzini. Amore, stop di petto a seguire, ma subisce fallo dalla cognata. Sempre Ramondetta si prepara la battuta. Non ci arriva Santo Dorata, spizzicare di testa dissipato da Pancari che butta la palla fuori. Saggio, saggio per Dorata. Damiano Dorata entra dentro l'aria, ancora Damiano Dorata. Damiano, ancora Damiano. Ramondetta prova un lancio, un tiro, ma viene fuori, va fuori, palla fuori. 33esimo minuto, ancora 0-1 per il Ferla. I minuti passano e il Vizzini sta subendo la sua prima sconfitta tra le mura amiche di questo campionato. Si trova la battuta il Ferla. Franco lancia di nuovo lungo, ma indirizza male, indirizza male la battuta. Salvo Genzi Ragusa, la cognata. Pancari intercetta Staita. La cognata, sei un gesso, sei, sei un gesso, la cognata. Cosiddetto gabinetto. Un gesso, uno pronto a te, signore. Saggio, saggio, saggio a campo libero, saggio. Amore, amore. Ancora Amore, il dribbling, pronto tiro, senza impensierire però il portiere avversario. La squadra dei Vizzini non riesce a scardinare, non riesce a scardinare la difesa del Ferla. No, vero, la reterese. Ramondetta. Santo Dorata contro Galioto. Santo Dorata fallo. Galioto si prepara la battuta. Galioto lancio lungo, ma liscio di saggio clamoroso. Staita di testa verso l'estremo difensore. Aidone, 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 Aidone ancora avanza, proverà l'ennesimo lancio lungo sicuramente verso Guzzardi. Guzzardi a Galioto contro Amore. Galioto manda la palla fuori dal rettangolo di gioco. Guzzardi per Dorata.
Franco, Aidone, Aidone, ancora Aidone. La difesa del Ferla è sistemata, quattro uomini in difesa del proprio portiere. Franco per Staita, Staita, Staita lancia lungo verso Burgio che stoppa benissimo. Ramondetta, Ramondetta, saggio, Ramondetta, Ramondetta ancora, Staita, Staita gira verso Aidone, Aidone, Aidone ancora, Aidone ancora, Aidone va al centro, chiede il rigore il Vizzini, il fallo di mano di Galioto. Ma l'arbitro non fischia, nella ripartenza fischia un fallo di Pancari e danni di Staita. Amore, Guzzardi, Guzzardi per Saggio che stoppa male, fa fallo al numero 17 Marino. A quanto siamo arrivati al 39esimo minuto del secondo tempo, il Vizzini non riesce a spareggiare il match. Burgio, Burgio per Damiano Dorata, Dorata, Dorata subisce l'ennesimo fallo, Dorata. Ennesimo fallo di, subito da Daniele Dorata che ha cambiato l'inerzia della partita pur non riuscendo a segnare. Ci riproverà, sta preparando Staita dalla sua zolla preferita. Una ammonizione ai danni di del numero 14 di Giorgio. Si prepara la battuta Staita, prova direttamente in porta ma non riesce a passare. Ramondetta verso Saggio ma non arriva, fuori gioco di Saggio. Ancora il Ferla prova entra dentro Guzzardi, Guzzardi, Guzzardi per Ramondetta, Ramondetta per Damiano Dorata ma viene intercettato il pallone. Il Ferla ancora quindi prova ad attaccare, Staita per Franco, liscio di Franco, la palla in rete, liscio di Franco, autogol di Arrigo Staita, clamoroso, clamoroso, liscio di Sebastiano Franco. Possiamo dire che la partita è chiusa qui al 43esimo, autorete di Staita. Ferla, Vizzini 0, Ferla 2.
Lide tra Galiotto. La partita ricomincia. 42esimo, 0-2 per il Ferla. Vediamo se il Vizzini avrà la forza di reagire a questo clamoroso autogol. Donata, Rondetta ci prova da lontano, subito il Vizzini. Ci vogliono vogliono almeno segnare il gol del 2-1. Amore, amore per Burgio, 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 Burgio ancora, porta palla avanti, Burgio. Burgio che cerca di cambiare palla verso Guzzardi, ma non riesce, saggio, quindi Galiotto, Galiotto per Guzzardi, Guzzardi ancora Galiotto, 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 Gian Siracusa che lancia avanti. Aidone, la cognata. Quindi Aidone ancora. Si prepara la rimessa il Ferla col numero 17 Marino. Aidone. Burgio verso una dorata, ma la palla lungo. Aidone, Aidone stop, Aidone. Guzzardi non arriva. Amore, amore, Ramondetta, non riesce, resta a terra il numero 17 Marino, dopo uno scontro di gioco con il numero 8 Amore. Viene autorizzata l'ingresso in campo dei sanitari del Ferla per soccorrere il numero 17. Manca, già siamo sul 45esimo, quindi il recupero, ma penso che ci saranno almeno 5 minuti di recupero per il tempo perso tra le sostituzioni e i minuti dei due uomini del Ferla a terra, le due espulsioni. Sette minuti di recupero, appena detto, 7 minuti di recupero, quindi la partita finirà al 52esimo. La partita finirà al 52esimo. Basta Ida, vai! Franco, Franco lancio lungo verso Santo Dorata che stoppa ma non trova nessun uomo della sua squadra che può aiutarlo.
Quindi ancora il Ferla, ma Staita anticipa. Staita. Ramondetta, colpo di fino verso Burgio, ma la palla è troppo lunga. Burgio, Burgio si accentra, Burgio, sono gli ultimi minuti. Ultimi 5 minuti di questa partita, dove vede il Ferla condurre per 2-0 contro il Vizzini qui al Matteo Agosta, con rete di Fazzi al settimo e autogol al 42esimo di Arrigo Staita. A terra un uomo del Vizzini, da qua non si riesce a capire chi sia, deve essere il numero 15, deve essere il numero 8 Amore. Ricomincia il gioco, la palla al Vizzini, Sebastiano Franco per Burgio, Burgio per Burgio per Saggio, Saggio cerca di cambiare il gioco, non trova nessun uomo dei suoi. Il Ferla lancia lungo verso il numero 18, sequenza per il Pancari, Pancari lancia lungo per Marino, la palla finisce fuori, si prepara la battuta il numero 4 Arrigo Staita, Sebastiano Franco, Staita, Staita, Aidona, Aidona. Edone, Sandro Dorata, Edone, Staita, Staita, Staita per Edone Dorata che non riesce a passare, palla per Ramondetta ma non ci arriva, subito il Ferla, Pancari, Pancari contro Staita, Edone. Staita, ma che fai Staita, che puttana del tuo? Numero 17 Marino, Marino prova ma il Done è un muro. Segue. Fallo, Burgio fa fallo al numero 18 sequenza. Siamo mai arrivati al 52esimo, ma a momenti fischia la fine della partita l'arbitro Amore della sezione di Ragusa. Si prepara la battuta la Cognata, lancio troppo lungo e finisce direttamente l'out, Michele Guzzardi,
quando fai dice? Sì, Hai dona. Amore, amore. Guzzardi. Guzzardi. Avanza, palla al piede, lancio lungo verso Saggio, ma la palla non riesce a passare. L'arbitro Amore fischia la fine della partita. Pazienza, è finita così. La partita finisce 2-0 per il Ferla con gol di Fazzi al 7° minuto del secondo tempo e autorrete di Staita al 42esimo. Così il Ferla sale a 4 punti in classifica, invece il Vizzini rimane a 3 punti. Saluti da Alberto Dovile, Michelangelo Entini, canale 66 è tutto, alla prossima.